Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io saluto tutti i rappresentanti istituzionali, i nostri operatori che ringrazio di aver aderito più numerosi dell'anno scorso a questa iniziativa e soprattutto do un caloroso benvenuto ai 165 operatori che vengono da tutte le parti del mondo e che hanno raccolto questo invito per questa giornata di contrattazioni sul turismo qui in Sardegna. Nell'edizione passata avevamo promesso che questo sarebbe diventato un appuntamento annuale. Abbiamo mantenuto la promessa, abbiamo anticipato la data, seguendo anche le indicazioni che voi ci avete dato, compilando gentilmente quel questionario che vi abbiamo dato alla fine dei lavori dello scorso anno. E seguendo anche le vostre indicazioni, abbiamo cercato di migliorare questa edizione e così cercheremo di fare nelle prossime. Proprio seguendo le indicazioni che ci sono state date. La formula è la stessa, come vedete, è organizzato dalla Regione Sardegna con la collaborazione preziosa dell'Ente Fiere di Cagliari e soprattutto la collaborazione importante del TTG, qui c'è il dottor Audino che poi interverrà, che ha il compito, il TTG, di proprio selezionare con noi i buyers, la domanda, gli operatori della domanda che sono interessati alla Sardegna. Abbiamo un numero più alto di buyers e soprattutto più paesi. E questo ci fa piacere perché lavoriamo da 3 anni in maniera anche così costante per migliorare la nostra immagine nei nostri paesi principali di riferimento per il mercato turistico, ma anche con apertura agli altri paesi. E segnalo che quest'anno abbiamo voluto anche la presenza di operatori degli Stati Uniti, che è un mercato anche importante per la Sardegna, ma che negli ultimi anni non era stato da noi curato in particolare, e degli operatori dell'India, che sono per noi importanti in quanto è uno di questi paesi emergenti, che ha uno sviluppo economico molto elevato, i cui cittadini adesso vogliono girare il mondo, vedono, guardano l'Italia come un paese di riferimento per il turismo e guardano fra le regioni italiane alla Sardegna con interesse. Quindi vogliamo iniziare questo rapporto di collaborazione. Quindi siamo molto contenti anche di questo aspetto. Abbiamo cercato di migliorare anche per quanto riguarda l'organizzazione. Quando arriverete nei vostri stand, vedete che abbiamo ampliato gli spazi, ci siamo dovuti spostare perché lo spazio dell'anno scorso non bastava. Abbiamo una sala per gli operatori, per le contrattazioni vere e proprie, ma abbiamo poi un'altra sala per le istituzioni, perché quest'anno sono presenti anche le camere di commercio, ovviamente le province, i consorzi turistici, i porti, gli aeroporti, le società, abbiamo società di trasporto aereo, di trasporto marittimo, il Comune di Cagliari e l'ente lirico. Quindi abbiamo dato uno spazio proprio anche per tutti quegli attori che sono comunque importanti per l'offerta turistica della Sardegna. E questo anche perché sempre di più noi da 3 anni lavoriamo per creare maggiori sinergie fra tutti gli operatori del turismo. In primo luogo noi lavoriamo moltissimo con le province, sono i nostri territori di riferimento, quindi la collaborazione con loro è strettissima. Oggi voi avete la giornata principale di contrattazioni e io auguro che veramente sia veramente produttiva per tutti. Domani, nel pomeriggio, inizierà invece l'educational che dura sabato e domenica, che è organizzato appunto dalle province, che permetterà ai nostri ospiti di girare per la Sardegna. E questa è una parte importantissima di questo programma, a cui noi teniamo molto, perché diamo la possibilità a chi viene appunto ai tour operator che stanno venendo qui in Sardegna per comprare il nostro prodotto turistico, di vedere la Sardegna e quindi di farsi un'idea più chiara di quello che è la Sardegna. Voi sapete che noi abbiamo un'immagine molto bella, qui noi siamo legati di bel sole, mare e di coste bellissime, a cui noi teniamo in maniera particolare, però la Sardegna è veramente molto di più. E quindi questo educational, la visita nei nostri territori, vi permetterà di capire che esiste una ricchezza incredibile anche dell'interno della Sardegna, della nostra cultura, della nostra storia, delle nostre tradizioni, del nostro cibo, del nostro artigianato, del nostro modo di vivere. E tutto questo servirà a
poter ridare più elementi per poter indirizzare più flussi da noi. Anche il fatto di aver scelto questo periodo, l'inizio di stagione, ci serve per farvi capire che noi possiamo lavorare a pieno ritmo in questo periodo, non soltanto in luglio-agosto. Ed è questo quello a cui noi teniamo, perché abbiamo anche, siamo consapevoli di abbiamo strutture ricettive di qualità, abbiamo un'industria turistica giovane, importante, che dà una qualità buona dei servizi e quindi possono essere utilizzati al meglio, perché oggi il nostro turismo invece si concentra fondamentalmente nei 2 mesi estivi, e questo è un limite, mentre possiamo avere la possibilità di lavorare per almeno 8 mesi all'anno, per non dire tutto l'anno. Quindi questi sono i nostri obiettivi e per questo noi abbiamo lavorato molto. Sapete che noi teniamo in maniera particolare al nostro ambiente, alle nostre cose, abbiamo tutelato il nostro paesaggio, quindi lavoriamo per mantenere la Sardegna integra e per farvela vedere così com'è, per lasciarla così com'è anche quando verrete negli anni futuri. E questa è la cosa più importante. Lavoriamo anche per avvicinare la Sardegna ai vostri paesi. E nel giro di qualche anno noi abbiamo veramente incrementato i voli diretti fra i nostri 3 aeroporti. Abbiamo 3 bellissime infrastrutture aeroportuali, Cagliari, Alghero e Olbia, e diverse città dell'Europa. Solo quest'anno ci sono 15 voli in più. Oggi, noi tra il 2005 e il 2006 abbiamo incrementato i flussi con i voli diretti a basso costo del 21%. Complessivamente, tra porti e aeroporti, l'anno scorso abbiamo avuto un incremento degli arrivi nelle nostre porte d'accesso del 3,2%. Abbiamo dei buoni numeri, abbiamo delle buone prospettive. Nell'indagine che noi facciamo tutti gli anni, un'indagine campionaria dove facciamo delle domande a circa il 33% della nostra offerta turistica, noi abbiamo le previsioni anche per quest'anno che sono buone, perché si prevede un incremento dei flussi di almeno il 2,1%. Quindi questo ci rassicura e lavoriamo sempre di più per dare un'offerta migliore e per avere più flussi, ve l'ho detto, soprattutto nelle stagioni di spalla. Questo è per noi importante. Vi dicevo dei voli: oggi noi siamo collegati con 39 voli settimanali su Cagliari, questi parlo di voli con i paesi esteri, 52 su Alghero e 63 su Olbia. Quindi stiamo crescendo e continueremo a crescere, perché vogliamo che la Sardegna sia più vicina e più accessibile. Bene, detto questo, io vorrei passare la parola al mio presidente e vi ringrazio per essere qui e vi auguro veramente un buon lavoro.